Popolo di With You Motorsport, puntata numero 3 dell'aperitivo With You, traslato al martedì sera in questa stagione 2021. Torniamo a parlare di due ruote perché oggi abbiamo il secondo ospite della truppa Skywire 46, ma prima di iniziare ovviamente il benvenuto alla magica coppia ormai in conduzione, sono un po' come Amadeus e Fiorello al Festival di Sanremo. Partiamo con Matteo Ballarin, presidente del marchio With You. Ciao Matteo. Ciao Matteo, ma forse vuoi dire che ho un naso grande come Amadeus? Non ho detto chi è chi, ho solo. Hai già dato del bello a Rosario, dai. Allora, una buona serata anche a Rosario Triolo. Ciao Rosario. Ciao, io almeno mi chiamo come Fiorello, quindi mi Va dispiace Matteo, proprio. ma tu sei Amadeus col nasone. Oh, signore. Vabbè, Allora niente. io vi lascio ovviamente il palco, cominciano ad arrivare domande su domande, e però abbiamo la prima sorpresa, Vai. e cioè che siamo in attesa. Stavo ancora in Grande star, attesa. Poi suspense. Celestino si è perso. No, 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 non è che si è perso. Adesso ve la spiego. Praticamente la prima gara del Qatar è stata, caro Matteo, rispetto all'anno scorso, 3 secondi più lenta. Ma rispetto a quest'anno è stata addirittura ben 17 secondi più lenta, appunto. Cioè la seconda gara è stata 17 secondi più veloce della prima. Quindi Celestino, siccome pure lui è arrivato allo stesso distacco dal primo rispetto alla prima gara, è andato altrettanto forte. Per cui è per questo, capito? Perché ha girato troppo forte e quindi adesso deve capito, fare il giro di rientro che durerà un po' di più perché sono contenti di aver fatto una gara così veloce. Beh, dai, in effetti, Bonciere, devo dire che l'inizio non è stato male, dai. Caspita. Gara bello combattuto. Come lo giudichi da esperto? Ma io, l'esperto no, Vabbè, cioè, da sei la osservatore. voce della Moto 2, Sì, quindi. quello sì. Allora, devo dire che prima gara avevo un'ottima posizione di partenza, era decimo, poi dopo è scalato in nona posizione per una penalità a Dixon, che peraltro è un pilota che segui Conosciamo. particolarmente con grande attenzione per ovvi motivi. E quindi, insomma, grazie a questa penalità a Dixon è partito addirittura nono, però paradossalmente ha fatto peggio, tra virgolette, nella prima gara, dove comunque è stato lì a giocarsela più che altro nel terzo, quarto gruppetto, che nella seconda, dove il distacco dal primo, come ho detto, è rimasto lo stesso. Lui è arrivato a 17 secondi da Loss, sia in gara 1 che in gara 2. Ma a parte il fatto che in gara 2 appunto stava molto più veloce della prima, ma soprattutto in gara 2 lui partiva ancora più indietro, 18esimo, quindi aveva fatto un po' male le qualifiche. E poi, ok, è arrivato in top 10, innanzitutto, prima top 10 della carriera in Moto2, e poi l'ha fatto lottando comunque in un gruppo che si è giocato la quinta posizione. Infatti. Quindi è stata una crescita importante, al di là del fatto che partisse più avanti, più indietro, perché poi vabbè, la qualifica può andare bene, può andare male. Però obiettivamente è un passo avanti enorme. Adesso bisogna vedere perché sai benissimo, Matteo Portimão è già una pista diversa perché hanno girato meno che in Qatar, anche se ci sono stati fatti dei test pure lì, però adesso viene una prova importante, secondo me. Tu che dici? Come l'hai visto invece? Lui No, anche l'ho Bez che visto ha fatto bene. 2P4. Fatto partito bene, purtroppo sta impressionando Sam Lewis. Sì, vero. È anche vero che, insomma, vediamo sulle prossime piste come se la caverà. L'ho visto bene, dai, una fase di adattamento. Il salto Moto3 e Moto2 non penso sia piccolo, No, anzi. decisamente. Il best bene, quel quarto posto grida un po' vendetta, si sperava qualcosina in più. Sì, soprattutto il primo, dai, perché il Sì. secondo obiettivamente ne avevano un po' di più gli altri tre. Sì. Però Beh, comunque devo dire gare divertenti, perché comunque lì dietro se le sono date. sì. Anche domenica alla fine ho detto dai che quasi riprendono l'os, che ci sono arrivati lì. Durava un pochino in più, magari ci si divertiva anche un po' di più. Sì.
gare Moto 3 splendide come sempre. Vabbè, beh, lì è un disastro, cioè nel senso è impronosticabile, sì, come al a solito. A parte il nostro povero Zoll che è stato falciato due volte e poi dopo si è anche un po' incazzato, ecco, mettiamola così. Allora faccio, guarda, io dico questo, penalità che gli è andato per la prossima, giusta, infatti l'ha scritto pure lui sui social, si è scusato, si è preso la penalità, sì. Parte dalla pit lane, non solo parte dalla pit lane, in più parte 10 secondi dopo rispetto al semaforo verde, diciamo, della pit lane, quindi fa una specie di stop and go anticipato, quindi sarà difficilissimo. Però detto questo, non è che lo giustifichiamo assolutamente, ma vista la situazione in cui è successo tutto quello, lui si è visto arrivare una moto addosso, si è sicuramente preso una paura incredibile, l'adrenalina di quel momento, io credo che non vadano neanche crocifissi lui al coma, cioè giusto penalizzarli. Sinceramente mi sono sembrata un po' esagerata. Allora dipende, perché per casi simili anche in altri sport motoristici, quando sono successi davanti alle telecamere in particolare, quindi dando un cattivo esempio, così sono arrivate anche penalità più severe, anche sospensioni di mesi tante volte, quindi secondo me la penalità più o meno è giusta come sì. proporzione, ma secondo l'importante me, vai. Sai cosa ho un po' giocato? Sì. Che è partito dalla pit lane, domenica ha vinto. E esatto. Ha detto partire solo dalla pit lane è troppo poco, gli dobbiamo dare anche qualcosa in più. Perché... è vero, quindi penalità proporzionata, a patto però che questi due ragazzi adesso si lasciano correre in santa pace senza crocifiggerli, perché è una cosa che è successa in adrenalina della gara. E su questo vorrei sentire l'opinione anche da esterno e da ex rivale in pista di McPhee, con cui ho avuto un contatto peraltro l'anno scorso a Hetz, se non ricordo male, e al Coba, proprio l'opinione a questo punto di Celestino, che è arrivato. Matteo, ce l'abbiamo fatta, sembra di sì. Cele, dove Cele. Sei? Collegati con noi, Cele, e dacci la tua opinione. Attenzione, c'è un suono metallico, uno schermo che tra poco si illuminerà e dal quale esploderà Celestino. Siamo in 4, in 3. Celestino, vieni da noi. Altro... sì, che dicono che i giovani dovrebbero essere super smart con cellulari, ma lui è uno, cioè lui è giovane d'età, è un grande talento, però con la tecnologia Cele, se posso, io tanto adesso lo massacriamo adesso, che poi dopo quando sì, viene così ci risponde, però diciamo che se ha un punto debole nella vita è proprio quello, cioè la tecnologia. Ma tu hai visto, non so se cioè, hai visto che non mette stories, non pubblica sì. post, è atipico. Beh, fin quando va forte, infatti. Guarda, già arrivano pure delle domande, vedi. Giorgia dice Celestino super smart, magari. Ah sì sì. Infatti guarda, meno male, caro Matteo, che comunque il motociclismo, tipo rispetto all'automobilismo, ha poca tecnologia, diciamo, perché sì. molto, soprattutto a Moto2, che proprio non ne ha te. Perché altrimenti sarebbe te lo vedi con uno dei volanti modello Formula 1, esatto, 100 pulsanti da premere, mamma mia. Cioè a un certo punto tipo vedi Celestino che va più piano di 5 secondi perché ha messo la mappa tipo quella del giro di rientro ai box, tipo. No, ma vedo dei commenti che stanno arrivando che belli. Una costante di Celestino che non riesce a collegarsi all'inizio diretto, a quanto sembra non è la prima volta, ma sì, perché ti ricordi l'anno scorso mi sa abbiamo fatto un aperitivo with you con Celestino. E subito dopo le prime aperture post lockdown, sì, almeno per loro, per gli atleti, e ti ricordi che lui era collegato da sto luogo strano, era una pista di cross se non ricordo male, è vero. Dove si staccava, poi tornava, poi era in macchina, però vabbè, in Qatar sì, in teoria la connessione è migliore, in teoria. Ma che lui che sia ancora in Qatar, che sia già tornato? No, lui è ancora in Qatar perché doveva, come altri piloti, giusto, insomma, ancora la seconda dose del vaccino che il Qatar ha regalato a tutto il paddock. Quindi Celestino
oggi appunto aveva da iniettarsi la seconda dose di vaccino, così sappiamo anche se sta bene, perché qualcuno ha avuto qualche piccolo sì. problema, tipo Bastianini ha avuto una notte insonne, sì, dopo il vaccino, vabbè, comunque insomma, effetti collaterali minimi. Questa è una foto di Cele, tra l'altro proprio di Doha, di queste prime due gare in cui, insomma, all'inizio se l'è presa comoda Matteo, un po' come al solito. Mm-hmm. Prove libere, lì indietro, lì in fondo, poi dopo al momento di martellare esce fuori Celestino. Non me l'aspettavo così forte in Moto2, ti dico la verità, cioè, non è che non me l'aspettavo così forte subito in Moto2. No, neanche io, guarda, pensavo, è stata una di quelle cose che infatti volevo chiedere anch'io, perché io mi sono aspettato un altro anno di Moto3 andando all'attacco del titolo in Moto3. Sì. Poi ok, sono cambiati un po' i programmi anche del team, che ha cancellato la Moto3 ufficiale. Sì. Però sì, avevo un po' di perplessità, però alla fine il ragazzo c'è. Sì, sì, ma infatti qualche altra gara di ambientamento e ce lo troviamo lì davanti. Sì, ma infatti anche lui all'inizio aveva raccontato anche in interviste così che insomma non era subito convintissimo, no, di questo passaggio dalla Moto3 alla Moto2, e poi comunque ha visto i risultati in Moto3 l'anno scorso, le prime vittorie, anche delle bellissime gare, si è giocato il titolo quasi fino alla fine, e a quel punto quando gli è stata prospettata questa possibilità ha detto beh, vabbè, dai, facciamolo. Un po' come è successo a Raul Fernandez, solo che Raul Fernandez è stata una storia anche quella simpatica, perché lui praticamente è arrivato a Portimao, ha vinto la gara, ha detto bene, finalmente riesco a vincere, adesso l'anno prossimo attacco il titolo di Moto3. Poi gli ha detto no, ne abbiamo bisogno di, purtroppo c'è un ragazzino un po' rompiscatole che ha vinto la Rookies Cup, per contratto dobbiamo portarlo su, non abbiamo posto sulla KTM, lo dobbiamo mettere su quello ufficiale, quindi deve andare su Moto2. E poi questo ragazzino ha vinto la pit lane. Esatto. Hai capito? Andando giusto un pochino forte. Ma guarda che ragazzino, Ma è incredibile comunque, cioè loro l'hanno preso perché praticamente erano costretti da un vincolo contrattuale previsto dalla Rookies Cup e non c'erano posti liberi sulle altre KTM, perché erano tutti i contratti erano già firmati, e l'hanno dovuto mettere su quello ufficiale. Non è andata male, No, non è andata male, infatti. Sì. Io penso che Masià all'inizio magari fosse contento, perché doveva, cioè, quando ha firmato il contratto con KTM Aio, aveva la prospettiva di fare un anno comunque con Raul Fernandez, che sarebbe stato un top rider. Quindi aveva pensato, vabbè, almeno come compagno un rookie, si concentreranno su di me. Solo che questo ha fatto secondo, primo nel mondiale. Esatto, via, dopo okay. Via, povero Masià. Ma tu che ne pensi di Masià? Mi ha visto curiosità. Un pilota è velocissimo, molto molto bravo, molto molto forte, però secondo me si lascia un po' trascinare dalle emozioni. E questo è qualcosa. Ogni curva, quando sei lì in fondo a gara, io ho sempre una paura tremenda che faccia un patatrack. Allora, ha fatto la seconda gara del Qatar dopo aver vinto la prima con un nervosismo tutta la gara che sinceramente non sono riuscito a spiegarmi, perché prima ancora che arrivasse sul gruppo Acosta aveva già cominciato a scarenarsi con Toba, insomma a guidare sporco. Poi quando è arrivata Acosta all'ultimo giro prendeva tutti, ha preso Migno, ha preso Rodrigo, ha preso Sasaki, insomma lì un po' si è spenta la luce, però comunque è velocissimo, ce l'ha dimostrato nella prima gara, ha dimostrato anche nella seconda per la verità con la pole position, quindi se trasforma la velocità in risultati diventa uno... adesso niente, però Celestino è fuggita la connessione, non ho problemi... di Celestino. Ma scusa, ma Wii U in Qatar non arriva? No, evidentemente no. Io anche con il buon brivio che sta cercando di aiutarlo, ma non riescono a collegarsi. C'è anche Luca. Luca sta, sì, sta cercando. Luca, sono tutti lì che cercano di risolvere questo problema. Ma sarà il firewall dell'hotel? Perché la domanda è questa. O è la connessione dell'hotel? Chi lo sa? Chi può dire? Probabilmente WeView, sì, che a Qatar ho chiesto ancora di comprare gas da loro, non me l'hanno mai venduto, forse quello che però è venuto, e allora stanno boicottando. Perché l'altra volta con Luca funzionava tutto benissimo. Sì, con Luca sì. Sì.
Con Luca. E Luca, dai, che ne dici? Anche lui è un percorso non è espressivo di Enea, perché Enea Bassanini è partito la grandissima, molto grintoso. Sì, sì. Però ma anche Martin, Martin, mamma mia, che cosa ha combinato domenica. Ma io ti posso dire una cosa, effettivamente, cioè, se guardi le carriere di questi tre piloti, lo vedi. Cioè, Martin, primo anno Moto2, già insomma, anche con una moto che non andava tantissimo, la KTM, aveva fatto dei grandi risultati. Enea probabilmente avrebbe vinto il titolo rookie dell'anno se non si fosse fatto male proprio in un incidente con Luca. Luca ci è arrivato dopo. E sono proprio, cioè, ci sono dei piloti che sono più istintivi e che arrivano prima a certi livelli, ci sono dei piloti che invece hanno bisogno di più lavoro per arrivarci, ma non significa niente, perché poi alla fine in Moto2 ha ottenuto più risultati nell'ultimo anno Marini, che è stato vice campione del mondo per un soffio, che Martin, che al netto del Covid comunque probabilmente allo stesso modo non sarebbe riuscito ad arrivare fino all'ultima gara a giocarsi il mondiale. È vero che ha avuto il Covid, ha saltato due gare di Misano, per carità, ci mancherebbe altro, era vicinissimo a 6 punti da Marini stesso in classifica, però poi quando è tornato dal Covid era in piena forma, anche perché essendo per fortuna molto giovane non è che il Covid lo avesse appunto indebolito togliendogli tutte le forze. Quando è tornato dal Covid non ha brillato per niente, sì, ha fatto qualche bella gara, Aragon, mi ricordo la battaglia con Bastianini, però insomma, poi si è un po' spento. Per cui non è detto che adesso Martin abbia fatto questa gara bellissima e perciò lui sarà un rivale di Marquez e Bastianini e Marini, no. Mentre intanto ci mostrano ancora la moto di Celestino, che ha ereditato quella di Luca, e l'ha ereditata piuttosto bene, direi. Nel senso che magari, ecco, quest'anno non possiamo aspettarci che si giochi il mondiale, però se i presupposti sono questi, magari, ecco, già l'anno prossimo. Tra l'altro l'anno prossimo sarà bello, perché già quest'anno Matteo Bez aveva un bel po' di richieste dalla MotoGP, di sondaggi più che richieste. Quindi l'anno prossimo, in teoria, se tutto va secondo i piani anche di Bezzecchi, sia per quest'anno che per la firma per la prossima stagione, Celestino sarà il primo pilota di quel team lì. Quindi, beh, sarà interessante. Dovrà difendere, insomma, un livello che ha raggiunto quel team. Ma tu hai qualche news da dietro le quinte su come si stanno muovendo gli scenari l'anno prossimo? A parte che secondo me è troppo presto, però credo che Bezzecchi sia inevitabile che, se già quest'anno aveva delle proposte dalla MotoGP o comunque dei sondaggi, come ho detto, se fa un campionato all'altezza di quello dell'anno scorso, per forza di cose sia destinato ad andare su in MotoGP. E poi per Celestino sappiamo che VR46 ha due piloti che fanno la Moto3, sappiamo che adesso ci sono anche altri ragazzini che partecipano al CIV, che quindi eventualmente potrebbero essere anche tenuti in considerazione come ricambi per il mondiale, speriamo che siano abbastanza maturi da farlo, per cui insomma aspettiamo di capire cosa succederà, però ancora è presto. Però Celestino ci ha riprovato, ma niente. Celestino sarà un protagonista, cioè, se già quest'anno comunque è lì con i migliori alla seconda gara, l'anno prossimo sarà un protagonista inevitabile. Poi Direi è una squadra, cioè, insomma, è seguito anche sul fatto della MotoGP, squadre e così via. Lì è interessante il discorso, perché ovviamente è vero, come sai benissimo, che ci sono stati rinnovi dei contratti, quindi Petronas ha rinnovato con MotoGP, con Dorna l'accordo, quindi rimane in MotoGP, Yamaha ha rinnovato, Honda HRC ha rinnovato, LCR ha rinnovato, Gresini ha rinnovato, però cosa succede? Che i team ufficiali ovviamente sono team ufficiali e continueranno per l'autostrada, ma i team clienti possono cambiare moto, e quindi vedremo l'anno prossimo chi avrà che moto, se Petronas manterrà Yamaha o se passerà un altro marchio, se Gresini sarà il satellite di Aprilia, sempre ammesso che Aprilia abbia un team satellite, o se prenderà Suzuki, Ducati o Yamaha o quello che sia.
LCR Honda dovrebbe essere abbastanza confermato, poi tutti gli altri sono un po'... Sento un suono strano, metallico, provenire dal Qatar. Se i nostri grandi tecnici riescono in qualche miracolo... No, è che secondo me si è preso un po' invidia di Pecco della pole position quando è andato su Marte. Cioè, esatto. E allora ci manda dei segnali tipo alieni. Celestino! Celestino! Noi ti aspettiamo, Celestino, in mezzo a noi, per parlare con noi almeno per qualche minuto e raccontare. Tra l'altro avevamo preparato delle cose. Allora, dai, vediamo se riesco a farti vedere un video. Anzi, due video di Celestino. Uno è quello del ciocco con Dani Sordo. Ecco. Lì, dai, vediamo la clip, dai, poi dopo dai, la vai. Via. Vai, Matteo. Ecco, questo video qui è arrivato alla fine della giornata. Che ti ricordi benissimo. Ricordi che avevamo dovuto mandar via le ragazze che gestiscono il T-Sky UR46 perché avevamo paura che non permettessero a Celestino di farlo quest'ultimo pezzo. No, sinceramente questo non me lo ricordavo, però comunque è stato molto bello. E poi Celestino, mi ricordo, cioè, i suoi occhi sgranati quando era sceso dal giro sia con Umbi che con Dani Sordo, era tipo in un'altra dimensione, perché lui è molto più bravo in moto ovviamente, e quindi tra l'altro aveva preso la patente da poco, cioè, l'aveva presa tipo a gennaio, però poi c'è stato il lockdown, quindi non aveva mai usato praticamente non aveva mai usato la macchina. E poi è stato un momento bello della giornata, insomma, lui si è divertito parecchio. Ma poi c'è un altro video, perché lui, Celestino, è uno di quelli, cioè, infatti è una delle domande che avrei voluto fargli, no? Quella sul suo motto famoso, perché essere felici quando si può essere tristi, cosa che non mi trova d'accordo, non so te, Matteo. Proprio per niente. Per niente. Però lui è uno, ho capito che lui ha fatto questo podio, il primo podio dell'anno, e voleva imitare l'anno scorso Lando Norris. E adesso c'è un video però doppio, con sorpresa, e vediamo se Matteo ce lo fa vedere. Vai, Matteo. Bella musica. Lampadura, Dan. Ecco, allora, spaccare la bottiglia, sempre in attesa che riesca a collegarsi Celestino, è una cosa che avevamo già fatto altri, ovviamente, nella storia del motorsport, però Lando Norris l'ha riportata di moda. Cos'è successo? Che Celestino, cercando di imitare Luca Marini, tra l'altro, che aveva imitato Norris, ha provato a rifarla a Jerez, solo che ha preso 16 punti del terzo posto più altri 4, se non ricordo male, alla mano. Esatto. Quindi ha fatto 20 punti. Però il discorso qual è stato? Che Lando Norris, dopo questo piccolo disastro, siccome Lando, lo sai bene, è un grande fan di Valentino Rossi, quindi segue tutti i ragazzi della VR46 anche, e li aveva pure conosciuti a Silverstone nel 2019, ovviamente appena saputo di questa cosa si è premurato di prendere in giro un po' Celestino, di dirgli vabbè, ti devi allenare prima di fare una cosa del genere, cioè non è che la fai da un giorno all'altro. Gli avevano pure chiesto, l'altro, in conferenza stampa Formula 1, quindi una roba che ha avuto una risonanza incredibile. Solo che poi a Monza Lando, per festeggiare la gara di Sainz che aveva lottato con Gasly per la vittoria, ha cercato di rifarlo, perché lui era comunque amico del suo compagno di squadra Sainz, e però si è trovato pure lui nella stessa condizione di Celestino, fregato. No, quindi sì, capito. E si è fatto male. Senti, per caso? Speriamo che almeno ci senta.
Mi dicono qua i tecnici che forse c'è, speriamo. C'è, dai, vieni, Cele, dai, non essere timido, essere perché timido. Lui col passaggio in Moto2 è diventato più timido davanti alle telecamere, non fuori dalle telecamere. C'è le mood di vita, ci dice Lucia. Sì, ma è vero, perché lui comunque... Mi viene in mente, sai chi? Non so se è presente, chi è? Il Grande Lebowski, il film... Sì. sì. Vabbè, effettivamente ci sta alla grande la tua citazione. E sì, perché Celestino è così, cioè non è che Celestino è uno che magari, che ne so, lui prende il boosterino e va da casa sua a Viserba da Bez, capito? Che non sono molte decine di chilometri. Lui è Cele, lui è così, prendere o lasciare. Non... È molto più simpatico e divertente di quello che poi trasmette, diciamo, sì, mediaticamente, perché lo devi conoscere per capire quanto, capito, lui sia proprio svitato, capisci? Però, no, signore. Però vabbè, anche questo fa parte. Attenzione, vedo due schermate. Si è sdoppiato. Adesso abbiamo due Celestini che si collegano, lui stesso che è gemello di se stesso che si collegherà, vediamo. Ma, no, adesso è diventato uno. Poi due di nuovo. Pensa tipo anche suo padre, no, che deve seguirlo, che deve seguire sto matto, sto ragazzino matto, che... Perché sembra calmo, cioè tu non lo diresti mai. Tu vedi Celestino e dici, vabbè, ma lui è un ragazzo, capito, preciso, serio, calmo. Invece è, cioè, tu prendi Cele e Pecco, no? Perché Pecco più o meno sembra uguale. Sì. Invece sono proprio due robe che non c'entrano niente. Cioè, Pecco è così come sembra, tra l'altro, pure piemontese, pure lui come Celestino, o viceversa. Però Pecco, effettivamente, invece Celestino è proprio svitato. Adesso come minimo mi blocca, tipo, dopo ti che sono testa in pop. E quindi niente. Qua, fatura che Celestino non ci sente. Allora meglio, perché così non mi blocca. Infatti. Tra l'altro ci sono anche delle sue foto molto carine che volevamo fargli vedere oggi e che magari in parte riusciremo a fargli vedere, se riuscirà a collegarsi. Tipo una del suo debutto nel motomondiale, perché il suo debutto è stato un po' rocambolesco anche quello, a causa di una sostituzione nello Sky Racing TV R46 per un infortunio, e quindi Celestino si è ritrovato dal nulla in Australia. Cioè, tu immagini questo ragazzino che si trova da fare il CEV tranquillamente, che comunque praticamente si svolge tutto in Spagna, si è trovato in Australia, e lui era tipo un bambino al parco giochi. Infatti ci sono delle foto di Celestino col canguro, che era la foto che fanno tutti, ecco qui, guarda, che è proprio un bambino, cioè si vede che è un bambino. Sì, poi dopo ha capito che in gara non bisognava saltare, bisognava andare forti, allora si è lasciato ispirare dai bip bip, dagli struzzi, ecco qui, vedi, con lo struzzo. Ed effettivamente è stata una gara strana, tra l'altro guidata da Martin fino praticamente alle ultime curve. Poi all'ultimo giro Martin, un po' per strategia, perché non voleva tirare il gruppo, ha rallentato in maniera inverosimile. Celestino, che era lì nel gruppone di una ventina di piloti, dal nulla è apparso e ha fatto il primo podio della sua carriera al debutto, che è una roba che è fantastica. E tra l'altro poteva anche replicare il podio, comunque una posizione importante, in Malesia, salvo poi fare un piccolo errorino. Tra l'altro forse c'è stato pure un contatto quella volta lì, comunque vabbè, gli era sfuggito, però aveva impressionato tutti, perché tra l'altro anche al CEV, diciamo, ecco, Celestino è uno che ha avuto un percorso strano, perché tipo, mentre altri piloti come lo stesso Raul Fernandez, Sergio Garcia, Dennis Foggia, Dalla Porta, al CEV avevano brillato, Celestino invece è arrivato dal CEV senza aver fatto dei risultati indimenticabili, Matteo. Però ha sorpreso tutti e quindi è stato molto bravo. Cioè lui ha avuto una crescita impressionante da un momento all'altro. Infatti anche quello sarebbe da chiedergli, tipo, cioè, perché al CEV così. Dai, così. Facciamo, guarda. Dimmi. A questo punto direi che è inutile continuare
a tentare, e purtroppo sì, dobbiamo rinviare l'intervista a momenti migliori. A Celesti. Non riescono proprio a mettere in piedi una connessione che abbia senso. Peccato. Però vabbè, almeno qualcosa l'abbiamo raccontata. No, almeno. Poi sarà lo stacchi di vedere la mia faccia. La tua mai, perché sei sempre pieno di mille aneddoti. Dire. Te sei Fiorello, io sono Amadeus, quindi... Attenzione, c'è un'ipotesi però. Vuoi Bez al posto di Celestino improvvisamente? Oppure con Bez vuoi fare come pianificato? Oh, guarda, ci butti dentro il Bez, facciamo un saluto col Bez. Dai, facciamo un saluto col Bez, anche 10 minuti, poi dopo lo ritroviamo anche per il 13, perché sì, per il 13 era già fissata la diretta con Bez. Però ecco, se riusciamo a fare un saluto con Marco Bezzecchi anche molto rapidamente. Sì, tanto dai, per saluti, no? Vabbè, molto volentieri. Anche perché, ecco, per esempio Bez, la cosa simpatica che sarebbe da chiedergli è se il vento ha dato più fastidio alla sua chioma o a quella di Donato Grosso, non so se hai visto. Perché effettivamente... Io volevo chiedergli se è il parrucchiere della VR46 che piace i capelli lunghi, sì, ma è Franco, il Bez. Sì. Adesso poi sono tutti ovviamente poverini che non possono lavorare, la maggior parte, perché ovvi motivi, però credo che loro comunque non li farebbero lavorare. No, decisamente no. Però, tra l'altro, Bez, non so se hai visto anche quello, ma Matteo ha fatto un salto mortale alla Zarco nel deserto, che è stato veramente molto scenografico, l'ha messo sui suoi social ieri, credo, ed è stato, sì, l'ha fatto dal buggy praticamente sulla sabbia, con capriola all'indietro, wow, quindi salto mortale, sì. Vabbè, comunque, ecco, sta arrivando qualcuno. Chi sarà? Sarà il cielo o sarà Bez? Attenzione, è Bez, grande. Ciao Bez. Ciao ragazzi, io non vi vedo, aspetta un attimo, No, come si fa, bene, Luca, per vederli un po' più grandi? Tanto alla fine un saluto, Bez. Vabbè, vi vedo così. Dai. Ciao ragazzi, come state? Bene, tu? Mi sentite bene? Sì. Io sto bene, finalmente domani andiamo via, quindi ancora meglio. Allora, innanzitutto ricordiamo che la vera diretta con te la facciamo il 13, quindi facciamo un po' di sano cazzeggio adesso. Okay. Tipo, vabbè, innanzitutto volevo sapere se ti sei vaccinato pure tu oggi, tutto a posto. Sì. Guarda, io l'ho fatto esattamente mezz'ora fa più o meno, anzi forse un'oretta fa più o meno. Ok, sto normalissimo. Che inizia ad essere verde. Sì, sto iniziando a essere radioattivo. Ma quel salto mortale lì, cioè, l'hai fatto proprio ieri o era una roba vecchia che hai messo ieri? No, l'ho fatto ieri, perché fino a ieri noi non siamo mai potuti uscire, invece da ieri, con tutte le restrizioni, diciamo, del posto di qui, si poteva fare una vita pseudo-normale e siamo andati... Io Cele, Luca Brivio e Gonzi, un meccanico di Cele, siamo andati a fare un giro con i buggy in tranquillità e l'ho fatto ieri. Comunque a me avevano detto una roba, cioè pre tutto il disastro che è successo l'anno scorso, dopo, cioè, tra i test Moto2 e Moto3 e le gare che poi abbiamo fatto l'anno scorso in Qatar, io avrei voluto andare nel deserto con questi buggy, però un sacco di team mi avevano detto no, non ci andare perché quelli danno i buggy rotti, te resti in mezzo al deserto e in più devi pure pagare i danni, quindi avevo paura di sta roba. Invece no, vanno trattato bene voi. No, alla fine devi stare un po' attento perché comunque dai, li usano un sacco di persone, però vai lì, gli fai dare una controllata e poi se non fai lo stupido, diciamo, cerchi di riportarlo sano e salvo, se invece fai dei danni dopo lì è una bella bega, però dai, per fortuna noi siamo stati bravi. Esatto. No, Matteo, praticamente tipo allora 2019 un meccanico che adesso non ricordo, di Mark VDS, aveva fatto il danno, cioè proprio gli aveva preso fuoco il buggy, capito? Quindi, no, ma gente che capotta fanno da male. Io l'anno che ero venuto mi ero divertito con i cipponi su e giù per le dune, così, ma avevo dietro famiglia, quindi sempre un po' controllato, però era divertentissimo ogni caso.
Sì, con calma. Ma niente, Bez, ma quindi praticamente com'è stata questa 3 settimane in Qatar? Nel senso, è stato noioso come al solito alla fine, oppure ancora peggio perché eravate pure in quarantenati? Sì, è stato un po' peggio che in Europa, perché col fatto che comunque c'erano 2 o 3 hotel a disposizione e ci vedevano un attimino. No, eccoci, ce l'ha fatta, pazzesco. Oh, io ragazzi non so. Cos'è che non sai? Mi dispiace, io non so come mai, ma non funzionava. E adesso funziona, vabbè. Adesso va, ho cambiato cellulare e va. Vabbè, quindi, vabbè, sì, do you believe in miracles? Ecco, sì, effettivamente, mezzo miracolo. Non so, Matteo, adesso decidi tu cosa facciamo. Dimmi tu, Matteo. Io dico niente, andiamo avanti. Andiamo avanti. Vabbè, perché stavamo casseggiando giustamente con Bez, però Bez, tu eri già stato cooptato per la prossima settimana, io non voglio comperti le scatole oggi. Io, ditemi voi, io, se volete chiacchierare con Cele, mi preservo tutte le mie cagate che vi volevo dire, ve le dico la prossima volta. Vabbè, dicene una allora. Una. E una. Dio boh, lo sai che è difficile trovarne una con tutte quelle che abbiamo fatto. Però ti dico solo che alla fine il modo di divertirci l'abbiamo trovato. Cioè, nonostante eravamo da soli, ci siamo scappellati per bene. Alla fine queste 3 settimane sono anche passate abbastanza in fretta. Dai. Comunque, Bez, ho visto che insomma, ormai sei proprio il riferimento della categoria. Ti prendono tutti per stare dietro di te, per fare il tempo in sci a te. Ho visto sta roba qua. Beh. È anche, cioè, può essere pure fastidioso da un lato, però è anche bello. Io ti dico, sono contento, non sono molto contento che alla fine ho fatto 2 volte quarto, quindi forse mi hanno visto troppo bene, mi hanno fregato, però alla fine sono passate solo 2 gare, quindi dai, con la calma si fa tutto. Però è una cosa bella, è una cosa che dà fastidio, lì sicuramente, però è una cosa anche bella, dai. Allora, per passare a Celestino, ti chiedo, Bez, così poi dopo abbiamo giusto legame per cominciare una conversazione con Celestino. Ma sto Raul Fernandez, rookie, è arrivato improvvisamente perché dovevano mettere a Costa in Moto 3 da qualche parte perché aveva vinto la Rookie's Cup e quindi l'hanno tirato su in Moto 2. Ma è andato così forte perché il Qatar gli riusciva particolarmente bene? O pensi che veramente può stare lì con voi, con te, con Sam, con Remy Garner? Fino alla fine dell'anno e quindi ammazzare anche la lotta per il miglior rookie dell'anno? Allora, sicuramente è un pilota molto molto veloce, su questo non ci sono dubbi. Poi ti dico, il fatto che siamo stati qua, abbiamo fatto i test e 2 gare ha sicuramente aiutato, però io non metterei in dubbio il fatto che potrà essere veloce anche delle altre gare, magari non così tanto come qua, però non mi stupirei neanche se fosse così, ecco. È un ragazzo forte, poi è molto portato per la categoria, è grande e ha una bella guida. Sì. Quindi dai, io ti dico, spero che non rompa molto le scatole, però obiettivamente è molto veloce. Spero che Cele lo riesca a battere, perché secondo me Cele è super veloce, sta imparando molto molto in fretta, quindi dai, grazie Marco. Allora ci ritroviamo la settimana prossima con te. Bene. Ciao, grazie. A tutti, ciao. Ciao Marco. Grazie Marco anche per essere entrato in emergenza a darci una mano. E invece Cele, allora innanzitutto perché? Ma perché? Il ciuffo selvaggio sai, Cele. Sì, ma poi perché Cele? Cioè, allora, prima è uscito un messaggio di Sky Team 46 che ha scritto che sei risolto dopo la Pasqua pure te. Esatto. Ma allora, io non lo so come mai, ma anche provando a risolvere il problema, provavo a fare le chiamate con la Lalla, mi funzionano i messaggi, basta, no, wifi, internet, non mi va più niente nel cellulare. Ok, va bene. Ma questo quando mi hanno raggiunto i miei 2 meccanici, gli ho detto prestatemi il cellulare, prestatemelo che ero in ritardo. Perfetto. Mi dispiace. Ma questo rientra nel tuo motto, nel tuo famoso motto?
perché essere felici quando sì. si può essere tristi, beh, esatto. Ma questo è un classico mio. ma ancora ce l'hai sto motto, non l'hai bruciato, non ci piace. Ma io ci provo a cambiarlo, il problema è che vedi cosa mi succede, cioè è impossibile, non so cosa fare. Niente da fare. Tra l'altro ci stavamo chiedendo qualsiasi cosa su di te, cioè tipo ci chiedevamo... questo passaggio dalla prima gara, hai preso lo stesso distacco da Lowe's tra gara 1 e gara 2, però gara 2 partivi più indietro e gara 2 è stata 11 secondi più veloce, quindi se avessi fatto gara 1 veloce come gara 2 saresti arrivato tipo sesto, ma anche in gara 2 tutto sommato potevi arrivare nei primi 5 perché alla fine eri in lotta col trenino del quinto posto. Quindi grande crescita, raccontaci qualcosa. No, sono molto contento. La categoria è veramente difficile perché siamo tutti vicinissimi, cioè a un secondo sei ventesimo. È veramente molto molto tecnica come categoria, bisogna limare veramente il centesimo e bisogna cercare di essere assolutamente più precisi possibili. È una categoria che premia molto l'essere precisi e il non sbagliare mai. E piano piano mi sto adattando, ma comunque ci sono ancora molte cose che devo capire e ci sono ancora molti dettagli anche nella guida. Più spingi e più sembra che vai piano, quindi è difficile da capire. Matteo, tu che hai visto Celestino diciamo un po' da fuori con lo stesso trasporto emotivo, però ecco senza dover stare lì a impazzire, capito, a urlare per lui e per le sue imprese, come l'hai visto e che se gli vuoi chiedere qualcosa, perché già arriva anche domanda ovviamente da qualcuno, c'è chi vuole i saluti, adesso tra poco ci arriviamo, però se vuoi fare una domanda in particolare su questo debutto in Moto2. L'ho visto molto bene, l'ho visto decisamente molto bene, bravissimo, veramente bravo. Grazie. E un po' il dubbio era quello di questo impatto con la moto, come è stato trovarsi anche lì in mezzo e quanto la differenza rispetto anche a una modalità di gara che dalla moto 3 alla moto 2 insomma cambia completamente anche la gestione di gara durante la gara stessa. Sì, è vero. Assolutamente cambia veramente tanto. La moto 3 è molto più frenetico, molto più da, diciamo, la moto 3 è molto più esplosività, devi fare un gran giro matto nella qualifica e poi in gara devi gomiti larghi e resisti alla battaglia. Invece qui come dicevo prima, molta precisione, molta costanza, bisogna cercare di essere il più costanti possibili perché anche il decimo al giro sulla distanza gara qui conta molto. E poi veramente bisogna cercare di fare la gara in meno decimi possibili dal giro più veloce al più lento e quindi è tutto diverso, bisogna gestire la gomma, bisogna cercare di non scaldarla troppo perché sennò perdi grip e devi ragionare un po' di più con questa moto, devi essere un po' più tranquillo anche, meno arrabbiarmi di meno, cercare di stare più calmo durante le prove, è difficile. Ma quale ti piace di più tra le due modalità? Giusta domanda. Allora, forse a livello di spettacolo è quasi più bella la Moto3 perché fai veramente la battaglia corpo a corpo, quella vera da pilota, però comunque anche durante queste due gare ho fatto delle belle bagarre, si sbattaglia anche qui, però ti dirò che forse per il mio... diciamo un po' stile di guida, il fatto che cerco di prendere ritmo piano piano con questa Moto2 mi sto adattando abbastanza bene e mi sto divertendo tanto, quindi dai, sono lì, vediamo se magari quando con la Moto2 vado un po' meglio mi piacerà di più. Esatto, manca veramente pochino. Senti Cele, intanto abbiamo un'immagine esclusiva del momento esatto, ecco qui, in cui tu sei rispuntato dopo insomma, qualche difficoltà di connessione. Oh, questa qui questa è uno spot storico, no Cele? Spot di TV8, vero? Sì. Me lo ricordo. Ma ti eri divertito quella volta, era uno spot incredibile, cioè ha fatto straridere tutti. Ma tu sì, era la tua prima esperienza, diciamo, da attore, no? Esatto, non l'avevo mai fatto, ma poi rivedersi in tele è stato divertente, mi prendevo in giro da solo. Ah, ecco.
Tra l'altro, vabbè, noi in tua assenza stavamo parlando del fatto che tu sei, cioè, alla fine sei un po' uno svitato, nel senso sei un po' matto. Sei tutto il contrario di quello che sembri, diciamo. Cioè, sembri, capito, un po' serio, preciso, che poi, cosa che in pista sei assolutamente, ci mancherebbe altro, però in realtà sei un po' matto, nel senso, sei uno che, capito, così, no? Prende la vita così un po' come viene. Sì, dai, un po' è vero, un po' è vero. Sì. Fuori dalla pista sono un po' più, sono un po' meno professionale, ma nel senso che, sì, tipo... Non lo so, hai ragione, prendo la vita come viene, ecco, faccio le cavolate, ed è anche per questo che il mio motto è: perché essere felici quando si può essere tristi? Perché tutto è partito ad esempio quando avevo la macchinina, la microcar, sì, che sì. Ho avuto delle sventure con questa microcar impressionanti, sempre a piedi, la sbattevo, quindi faccio un po' di danni. Vabbè, comunque, allora, visto che c'è Lara... che ti chieda bene innanzitutto di salutarla, e poi se hai mai litigato con Bez, quindi prima rispondi a questa domanda e poi ti faccio un'altra domanda io. Allora, ciao Lara innanzitutto, ma allora no, avere litigate con Bez non ci sono mai state, andiamo molto d'accordo, magari ogni tanto bisticciamo perché io gli rompo le scatole, stranamente, allora lo faccio arrabbiare un po' a lui, ma no, di solito andiamo molto d'accordo. Esatto, e allora ti faccio un'altra domanda, perché noi sappiamo che già quest'anno Bez, insomma, ha avuto qualche sondaggio, richiesta dalla MotoGP, quindi se tutto va bene, incrociamo le dita, adesso lui non c'è, lui è molto scaramantico come tutti i piloti, quindi lo possiamo dire, però diciamo, se tutto va bene, come ci aspettiamo che vada questo campionato per lui, quindi che continui a lottare come ha fatto l'anno scorso, l'anno prossimo, bene o male, il destino è scritto, quindi tu dovresti essere già pronto a prendere il suo posto già per l'anno prossimo. Ti senti, dopo queste prime due gare, dopo aver conosciuto la Moto2, in grado di poter fare un percorso così veloce da essere già l'anno prossimo un top rider? Allora, innanzitutto lo spero. Innanzitutto spero che Bez vada così bene da andare in MotoGP, prima cosa. Sì, sì. Spero di... Allora, se continuiamo a progredire così, a imparare... così, gara per gara, fare dei bei step, potrebbe essere una cosa possibile, sì. Però diciamo che in generale la stagione, in generale un po' il futuro di un pilota è molto difficile da scrivere. Assolutamente, sì. Penso che comunque, quello che posso dire è che mi impegnerò molto quest'anno per più che altro mettere delle buone basi per il 2022, quindi spero... dai, nel prossimo anno di poter dire la mia, e se riuscirò a fare un campionato da protagonista sarà sicuramente bello. Poi c'è anche Gaia che chiede quale sia la più grande, insomma, mattata, ecco, ho usato un'altra parola però ci siamo capiti, che hai combinato, se lo vuoi dire, se si può dire, se no... Oddio, allora, tornando al discorso della microcar, questa è bella, questa okay. Sì, si può dire. Vai. Allora, vado a Tavoglia a vivere due anni fa, nel 2019, sì. Vado a Tavoglia a vivere, e Uccio e la VR mi volevano dare questa macchinina per spostarmi durante l'inverno, perché faceva freddo, perché io prima avevo uno scooter, e d'inverno andavo con questo scooter, ma freddo tutto, rischiavo di cascare sempre, perché al solito. Allora mi vogliono dare questa microcar, finalmente dopo qualche mese mi arriva la microcar il venerdì, tra l'altro mi era stato detto di non ritirarla di venerdì, ma l'ho ritirata, e il sabato, tipo venerdì sera mi è stata data, il sabato a mezzogiorno la macchina era purtroppo dal carrozziere distrutta. Dopo un evento Oakley, colpa mia, ho tamponato una macchina e dai, può capitare. Sono cose che capitano. Va bene, comunque un'altra cosa che abbiamo già visto con Matteo è stata il famoso podio dell'anno scorso, quando ti sei fatto male festeggiando. Lì poi, se ti ricordi, Norris aveva visto quell'immagine lì, cioè gli avevamo fatto una domanda su quell'immagine lì durante la conferenza stampa Formula 1 della gara dopo, e lui un po' era contento, no? che qualcuno lo imitasse, quindi si pavoneggiava per aver lanciato questa moda. D'altra parte però diceva, però per farlo venire bene ti devi un po' allenare.
dimmi la verità, hai un po' goduto quando si è visto che pure lui a Monza ha fatto la stessa cosa per dire, ah, no, hai visto che anche se sei allenato ti puoi far male? Sì, ma più che goduto è che tutti mi hanno sempre preso in giro perché mi dicevano, ah, ma perché te non l'hai fatto bene, perché non rispetti quello che è capace. E io quando ho visto quello, più che godere perché lui ha sbagliato, ho detto, avete visto che però sbagliano anche gli altri, perché mi sembrava di aver fatto una roba, io in effetti ho esagerato perché l'ho sbattuta troppo forte e... Però dai, può succedere a tutti, visto? Sì, tra l'altro, Matteo, non so se sai, dopo quell'episodio lì l'hanno vietata sta roba. Cioè, non lo puoi più fare in modo GP. Ah, proprio vietata. Non si può più. A parte che poi dopo, vabbè, col Covid così, già è impossibile poter fare un festeggiamento normale. Però l'hanno proprio abolito. Ah, ma ci credo, mi sono aperto tutta la mano. Oh mamma, che rischio. Comunque io adesso questa risposta sinceramente io non lo so se esista già, ma credo di sì, perché Aleida chiede se farai mai il merchandising, ma penso che esista già con la VR46, no, il tuo merchandising. Allora sì, c'è il merchandising del team con i nostri numeri, che è un pelo diverso dalle divise, ma c'è. E per ora non ho un fan club che fa un merchandising, che facciamo un nostro merchandising, perché non lo so, per scelta ho ancora pensato di non farlo. E se mai un giorno ci sarà un bel risultato, un po' più importante, un po' più bello, allora poi ci penserò, ma per adesso cerco di impegnarmi in quello che faccio. Credo che tutti vogliano, Matteo, la sua diciamo immagine, diciamo il suo il disegno che lui porta sempre dietro anche nei box, così, dello spirito folletto, giusto, la traduzione giusta, sì, in italiano, sì, che poi è il suo mood di vita. È che lui, esatto, ecco, esatto, porta sempre dietro. Se non lo piscate. Esatto. Tra l'altro, io mi ricordo, vabbè, ti ho visto. Allora, innanzitutto, la cosa che più mi fa rosicare dell'assenza delle ospitalità, insomma, della vita normale, è non poter vedere te contro il Sanchio a Bigliardino. perché quella è una roba. Anche a me un po' mi fa rosicare, perché le ultime volte ci ho giocato a Ranch, ho vinto e ho perso, abbiamo fatto tutto, almeno stavolta non sono passato sotto. Vedi, perché prendeva sempre dei cappottoni Matteo, che tu non hai l'idea, e lo faceva sempre passare sotto, ma poi esiste anche, sì, non so se ti sia mai arrivato, Cele, ma a un certo punto, credo proprio l'anno scorso durante il lockdown, io ho montato un po' di video che avevo fatto, dei tuoi passaggi sotto così, e li ho mandati al Sanchio, non mi ricordo però se li ho mandati anche a te, ma facevano molto ridere. Comunque il Sanchio lo so, poi il Sanchio infierisce di brutto. Te devi sapere che, perché tu non l'hai viste le telecronache ovviamente di queste settimane perché eri in pista, però devi sapere che addirittura il Sanchio si è pavoneggiato, ancora uso questo verbo perché alla fine funziona, del fatto di aver battuto a tennis Sandro Donato Grosso in due set tipo 4 anni fa, perché Sandro era l'esperto, diciamo, quindi ha detto vabbè ti batto, e poi dopo l'ha fatto sapere a tutta la VR46, cioè nel senso dal capo, da Valentino a Uccio, ad Albi, Max, aveva detto a tutti Sandro, un po' per prendere poi in giro Sanchio, no? Solo che è arrivato, sì, a giocare contro il Sanchio, tennis, partita di tennis, tra l'altro in trasferta, non mi ricordo bene dove, 6-1-6-0 per il Sanchio, e ancora oggi a distanza di anni lo prende in giro, lo per massacra. una sola partita, capisci? Cioè una roba, il Sanchio è così. Ma VR46 chi c'è a parte, cioè non è VR46, è il Ranch, chi c'è a parte il Sanchio che appunto per una sola volta che magari gli vanno bene le robe, anche una, poi prende in giro per tutta la vita? C'è qualcun altro? Tutti. Con chi gli va bene massacra un po' tutti, ti capita, benissimo. Oh mamma mia, vabbè, comunque niente, io ti volevo chiedere altre due robe. Allora, prima, da fuori, Moto3, che ti è sembrato dell'ultima gara? Del disastro, dei vari disastri? un disastro. Sì, da fuori fa ancora di più che da dentro, perché da dentro la vidi e quindi capita tutto più in fretta. Ma poi mi sembra che questo weekend è stato veramente uno dei più incasinati di tutti, tra giri non fatti in qualifica, penalità,
sportellate, contatti cadute, c'è stato un po' un macello anche generale, un bel casino. Sì. Vittoria dalla pit lane. Vabbè, sì, comunque. Vittoria dalla pit lane, veramente mi ha impressionato, fortissimo. Sì. Peraltro, come dicevo, sei un po' legato a Raul Fernandez dal fatto che un po' tutti e due siete stati portati in Moto2, diciamo, senza averlo previsto con tanto anticipo, no? Addirittura Fernandez dopo Portimao, se non ricordo male, è stato poi spostato in Moto2. Solo che la differenza è proprio nelle ragioni per cui è successo questo, e a Raul Fernandez è successo perché dovevano piazzare sto ragazzino che aveva vinto la Rookies Cup e non trovavano una KTM dove metterlo, perché erano tutte piene per motivi contrattuali. E quindi hanno detto, vabbè, dobbiamo metterlo per forza da qualche parte, dobbiamo metterlo nel team ufficiale. Raul, vai su. Ma pensa che fortuna che hanno trovato Raul, che comunque si è trovato subito bene sulla Moto2, e sto ragazzino che... E poi pensavo, poverino Masià, che avrà pensato, ah, meno male, non c'ho Raul, che alla fine l'ha chiuso bene, no, l'anno scorso il campionato. Come compagno un rookie. Vabbè, non è neanche Foggia che c'era prima, che in teoria erano più o meno allo stesso livello. Non era Migno dell'anno prima. Cioè, finalmente aveva un compagno che in teoria era chiaramente inferiore, perché appunto rookie, e invece arriva questo, prime due gare, secondo, primo, in testa al mondiale. Che sfiga! Ha fatto subito capire come funziona. Gli ha dato subito una bella strigliata a tutti. ma poi, tipo, allora, vedendo le gare... anche degli esperti, no? Io penso a Binder, Antonelli, Migno, che gli sono arrivati dietro. Pensi che gli abbia dato una bella sveglia davvero ai ragazzi della Moto3? Perché magari tante volte loro fanno tutto sto casino, tu ne hai fatto parte di ste gare dove non si capisce bene, non vanno neanche tanto forte perché si danno solo fastidio. Invece lui è arrivato da dietro, si è fatto la sua rimonta, ha martellato, li ha passati tutti senza neanche troppe sportellate, diciamo, al limite, e li ha messi dietro. Gli ha dato una bella sveglia, eh? Assolutamente, ha dato sicuramente un bel campanello d'allarme a tutti, perché ha fatto vedere che anche il livello del CEV e dei ragazzi giovani è veramente molto molto alto. Ma poi, più che altro, quello che secondo me è una cosa importante che non succede nella Moto3 è che c'è troppo diciamo casino, passatemi il termine, perché sì. Con tutta questa bagarre, tutto questo voler passare, voler stare in testa, non si fa quel ritmo che si potrebbe fare, perché alla fine, quando Migno è andato davanti, quando Masià è andato davanti, hanno girato forte, tiravano un secondo più forte che gli altri giri. Il problema è che poi arrivi sul dritto, quelli da dietro, per non farti scappare, ti passano, e poi dopo è tutto un mischiarsi di posizioni e non si riesce a fare ritmo. Ma se diciamo che i primi 10 si mettessero lì e fanno ritmo tutta la gara, il gruppo si spezza sicuramente, ma il problema è che con le scie è difficile, e Acosta è arrivato da dietro con il ritmo che ha fatto da solo, e quando è arrivato gli altri gli sembravano fermi, perché è arrivato con un secondo di ritmo più veloce al giro, e quindi pam 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 è andato via e è andato subito davanti. Tra l'altro, a proposito, tu hai parlato del CEV, no? Prima parlavamo con Matteo e ci dicevamo, caspita, Celestino al CEV non è che avesse fatto il percorso alla Dalla Porta, alla Masià, alla Raul Fernandez, alla Garcia, alla Foggia, che comunque avevano ottenuto degli ottimi risultati, poi sono arrivati in Moto3 e anche lì hanno continuato. E lo stesso anche a Costa, ovviamente, e Guevara. Tu cioè, al CEV eri un po' lì, non eri... diciamo un top rider per i risultati che avevi ottenuto, però caspita, quando sei arrivato al mondiale subito bam, podio in Australia, subito bam, grande anno da rookie. Ci spieghi come hai fatto a fare quel click lì che ti ha portato da essere, tra virgolette, non prenderla male questa cosa qui, uno dei tanti piloti che fanno il CEV, a diventare invece uno dei top rider del mondiale? Diciamo che questa domanda me la faccio ancora anch'io, perché non l'ho ancora mai capito. Quello che so dirvi è che al CEV quello che vedevo è che avevo la velocità, ma cadevo sempre, gran scivolate, poi forza di cadere, infortuni, quindi poi ti infortuni, salti una gara, ritorni, non sei in forma per andare, ricadi. Ho avuto molte di queste cose, non so come mai, ma non ero costante, non riuscivo a costruire, diciamo, la velocità e la,
anche il feeling con la moto. E da quando sono arrivato nel mondiale, non so come mai, ma è cambiato un po' tutto e sono riuscito a essere più costante e a fare meno errori. E lavorando, e diciamo che sono riuscito a lavorare più normalmente, con più costanza, e mi ha portato a questi risultati. Bene, allora te la senti di rispondere a una domanda in inglese? Sì, se sono capace, sì. Perché c'è Sabrina Gegenfurner, adesso già spero di averla nominata nella maniera corretta, che chiede una domanda interessante secondo me. How did you find the race with the wind and the sand? La gara con vento e sabbia, com'è stata? Anche il weekend, diciamo, con vento e sabbia. In inglese devi rispondere. Was very difficult because change a lot the riding style during the from the practice to the race, because you have to manage better the wheelie. For sure, because the windy with the wheelie is very difficult to manage, and also the grip of the track was so low, so you have to change the riding style to put the bike better for the exit of the corner, to put the tire on the track better, because it's so tricky to don't crash during the race, so is very different. But if you understand the situation faster than other rider, you can overtake a lot of rider and do a good result. Tra l'altro, bravissimo. Tra l'altro, hai detto una cosa importante, cioè cambiare il riding style, che già per te è difficile, nel senso già devi. Hai fatto un passaggio di cambiamento di stile di guida dalla moto 3 alla moto 2, quindi cambiarlo ulteriormente in corsa, proprio mentre magari ti stavi adattando a guidare in un certo modo, deve essere stata una bella rottura, una bella scocciatura, no? Allora, sicuramente, perché innanzitutto, come dici te, già capire come si guida la moto in una situazione normale è difficile. Esatto. E poi è arrivato il vento e bisogna cercare la moto in una posizione migliore possibile per cercare di essere in una posizione più safety possibile. Sì. E quindi è veramente tosto da gestire tutto, molto poco grip in pista, è veramente stato abbastanza difficile. Infatti subito, anche nelle prove libere, quando c'è stato molto vento, ho fatto fatica, però piano piano l'ho capito, e per fortuna non è arrivato di colpo in gara e sono riuscito a gestirlo un po' meglio. Allora, io ti faccio prima una domanda io e poi dopo ne arriva una che non c'entra niente col motociclismo, però la dobbiamo fare per forza. Allora, quella che ti voglio fare io è: ma sta gomma della Moto2, te che arrivi dalla Moto3 e tutti si lamentano, tutti, proprio è una cosa universale. Ecco, pure tu ti lamenti? Anche a te non piace? No, ti dirò, io sono abbastanza contento delle gomme, non si consumano mai, cioè puoi fare, finisci la gara, rimetti quella, fai un'altra gara, quella è una cosa, diciamo, sia positiva che negativa, perché comunque vuol dire che è una gomma abbastanza dura, e forse quando fai il time attack non hai quel grippone come quando metti la gomma nuova con la Moto3, però mi piace, perché si riesce a gestire molto bene anche il fine gara, e sempre cercando di, come dico, di cambiare un pelo lo stile di guida durante la gara, riesci ad avere una costanza veramente bella, cioè che quando guidi ti diverti fino alla fine, non sei proprio nella difficoltà netta, che non hai grip, quindi per ora non mi lamento, però vediamo più avanti, quando sarò più avanti. Tu hai visto gli spot di With You in TV, soprattutto l'ultimo? Stai attento come rispondi. Cele. Mi sentite? Sì, hai visto, dico, gli spot di With You in televisione? Ma ultimamente? Sì, cioè, l'ultimo spot, l'hai visto, no? No, non l'ha visto. Perché? No, non vi sento. Ma adesso mi senti, Cele? C'è pure della musica sotto, tra l'altro. Sì, infatti.
Ecco, non... Vi sento un po' a scatti. Ok, adesso senti bene? È importante che tu senta. Sì, adesso meglio. Ok, avevi un po' di musica sotto. Vabbè, okay. Hai visto l'ultimo spot di With You in TV? Allora, quello dove c'è Frankie con Boateng e Scandola? Bravo, quello. L'hai visto. Ok. Sì, sì. Ecco, perfetto. Boateng lo sai dove gioca, no? In che squadra gioca, sì. Comincia con Mon e finisce con Za. Mon. Bravo. Allora, caspita, è preparatissimo, Cele. Vabbè, allora, praticamente, quindi stai attento alla risposta che dai. Perché noi ci sono Samuele e Celestino Vietti fanpage che fanno la stessa domanda. Io ho un reperto fotografico importante che potrebbe svelare delle cose, ma la domanda è perché squadra tifi? Direi, vediamo la foto prima, che potrebbe dire qualcosa, anche vista la tua provenienza, perché sei piemontese. Però attenzione, perché comunque uno sponsor importante del team è anche sponsor della maglia di Boateng, che insomma gioca nella squadra che hai detto prima. Quindi, perché squadra tifa Celestino Vietti? Allora, sicuramente, allora, devo dire che tifo per la Juve, ma assolutamente simpatizzo Monza di brutto, perché ovviamente siamo praticamente compagni e quindi bisogna sostenersi. Benissimo. Poi voglio vedere, ma tra l'altro tu sei come Migno, morbido, così, che ti piace anche giocare a calcio, calcetto, oppure no? Allora, mi piace, il problema è che sono poco capace, però mi piace. Ok, ma Matteo, tu che li conosci entrambi, è più facile che Boateng salga su una moto con Celestino da coach e che faccia che sia decente, o è più facile che sia Celestino a essere allenato da Boateng, tipo a tirare le punizioni, a mettere all'incrocio dei pali? Diciamo che Boateng in moto mi farebbe molta paura, quello sì. Quindi meglio che tiri le punizioni in sera. Va. Meglio che Celestino tiri le punizioni. Quindi Celestino, hai vinto quest'anno una classe di punizioni da Boateng, ci pensa Matteo, tanti calciatori fanno praticamente un tampone al minuto, tipo. Più o meno sì. Quindi vabbè, tu bene. Addirittura sei pure vaccinato adesso, mi risulta. Sì, abbiamo fatto la seconda dose oggi. Perfetto, quindi a posto. Quindi Matteo, quando vuoi, puoi programmare. Organizziamo. Magari aspettiamo di vedere se il Monza riesce a fare quello che sta cercando di fare. Dai. Deve iniziare a giocare un po' meglio. Sì, effettivamente. Qua, non va tanto bene. Adesso Cele, ti chiedono se i capelli, ecco, li fai diventare come Bez o li tagli? Perché sì, l'ho letto adesso. Allora, il mio obiettivo è riuscire a far crescere abbastanza quelli di lato e quelli dietro per farmi la coda. Una volta che posso farmi la coda, poi li taglierò. Ok. Quindi abbiamo Franco che deve fare le treccine, non ho capito se e quando le farà, però aveva detto l'anno scorso che le faceva, vabbè. Tu devi fare la coda, Bez invece così al Micane, esatto. Ok? E poi tra l'altro abbiamo visto, questo tu non c'entri niente, puoi anche non commentarla, però me la gioco io con Matteo. Matteo, non so se hai letto l'intervista di Bastianini, che ha detto che praticamente ha avuto sta bega qua, cioè, gli andavano i capelli negli occhi, sì. Una roba incredibile, durante la gara MotoGP. Cioè, se tu vuoi dare un giudizio lo dai, se invece ti mette in imbarazzo comunque un tuo collega, e tra l'altro italiano, pure lui, puoi no, anche... No, credo che basta semplicemente pizzicarli bene sotto al casco, i capelli non vanno negli occhi, okay, però magari può succedere ogni tanto che col sudore vadano giù, però io prima della gara sto lì 3 ore a sistemarmi. Cele, basta che non ti metti le cuffie tipo mia nonna che usa Binder, non so ecco. Se ci avete fatto caso che sì. Quella cuffia è probabile che... Non vi sento... No, Binder, lui diceva basta che non li fai come sì. Binder che mette quella specie. Allora, quello di Binder è molto molto utile, ma sinceramente è proprio brutto.
Cele, a proposito di cose brutte, abbiamo visto una cosa che in TV non si dovrebbe mai vedere, però allora io ho detto non crocifiggiamoli sti poveri ragazzi, comunque sono stati giustamente penalizzati, e mi riferisco alla scazzottata tra McPhee e Alcoba. Tu da fuori, a parte il divertimento che vabbè, che sembrava uno scontro di wrestling, quindi cioè, ha fatto anche un po' sorridere perché erano pure goffi con sti caschi che si semenavano, cioè era pure abbastanza ridicola come scena. Però al di là di questo, sei d'accordo sul fatto che va bene la penalità, però basta così e non esagerare col crocifiggerli, perché comunque McPhee si è visto arrivare una Moto3 in faccia, oppure sì, pensi che insomma ste cose non dovrebbero neppure venire fuori in un momento di massima adrenalina come quello? Allora, sono molto d'accordo che allora la penalizzazione può starci, perché comunque la direzione deve cercare di mantenere anche un po' di correttezza nel nostro sport, ed è esatto, giusto che ci sia. Sì, però non è far sicuramente, West, ecco. Sì, non sono da crocifiggere assolutamente, e se posso dire la mia, McPhee un pochino di ragione ce l'ha, perché poverino è veramente uno dei piloti più sfortunati che c'è, sempre a lui beccano. Poi dai, Alcoba ha fatto comunque un gesto abbastanza azzardato, che comunque sì, non è la prima volta che succede che c'è un contatto tra Alcoba e qualche pilota, quindi anche quando vedi che a, non lo so, 200 all'ora in fondo al dritto ti arriva una moto in faccia, può essere che ti scaldi un attimo e ti agiti, quindi non è che lo scuso, però infatti, comunque ma nessuno l'ha scusato, capisco il momento, e capisco anche un po' la sua reazione, che te ti giochi tutto e quando non per colpa tua cadi è brutto. Bufran ti saluta dall'Indonesia e immagino che ti voglia legare al saluto, anche perché non so se hai saputo, ma in questi giorni sono state alluvioni in Indonesia, quindi insomma siamo dalla loro parte. Non bello. E no, e poi tra l'altro con McPhee, se non mi ricordo male, l'anno scorso pure tu c'hai avuto, è successo, un contatto, ultima curva. No? Sì, io ho preso Tony, io ho preso Tony e Tony ha preso... Lui è entrato come non ci fosse un domani, diciamo, John. Allora, lì c'è stato, è un classico, lì era un po' un contatto gara Moto3 di quella giungla che c'è. Esatto. Quindi un po' colpa di tutti, un po' colpa di nessuno, ma... Esatto. Infatti no falter action, non è stata presa alcun'altra decisione. Mauro dice che sei forte forte, quindi dimostra. Facci urlare anche quest'anno. Dai, adesso provo. Dovete fare una roba, perché adesso avete scocciato voi ragazzi italiani. Non è possibile che dopo 6 gare tra Moto3, Moto2 e MotoGP non abbiamo ancora sentito l'inno italiano. Cioè, non è possibile sta roba qua, esatto. Capisci? Lo so, io vorrei tanto farlo suonare anche da parte mia, il problema è che è veramente difficile, è tosto, però io ci metto tutto me stesso per farlo. Bravo, bravo. Portimao ti piace? Ci hai fatto pure i test a Portimao? Sì, abbiamo fatto i test, bella, con la Moto2 è molto molto divertente, la moto si impenna un sacco, fa dei bei traversi, bella, quindi dai, speriamo che vada bene. Matteo, comunque alla fine un po' di diretta con Celestino l'abbiamo tirata su. Non riusciti a farla, dai. Sembrava di no, e invece... Grazie, Cele. Ma perché Celestino è così? Scusate, mi dispiace. No, perché Celestino... Io adesso lo preoccupare. Allora, Celestino, fino alle prove libere 3 del Qatar, compresi i test, l'avevamo visto, capito, lì dietro. Ma dov'è Celestino? Poi a un certo punto, al momento importante, arriva Celestino, capito? Qualifica, bam, top 10 in qualifica. Gara, bam, 17 secondi da loss. Seconda gara, bam, settimo. Quello è Celestino, capito? E quindi anche stasera, capito, lì ci ha lasciato, sì, ma l'aperitivo. Facciamo più ora, quasi di cena, più che ora di aperitivo. Sì. No? Grazie, Cele, invece. Dai. Grande Cele. Vabbè, niente, Cele, io spero che ci rivediamo a Portimao. Ti hanno Speriamo, chiesto il ricordo più bello, Paolo, chiudiamo con questa domanda, il ricordo più bello? È sbucato come la tigre, perché poi adesso, vabbè, quando ritornerai in Italia, scoprirai che è partito sto tormentone, meme di Sbuca Antonelli,
perché ha fatto quel passaggio dal nono al primo posto in tre curve, quindi è diventato un meme, vabbè. Paola ti chiede: il ricordo più bello che hai del Gran Premio di Stiria, che è un Gran Premio molto importante per te, forse a oggi il più bello che tu abbia fatto nella tua carriera, al di là del risultato, proprio anche per la condotta di gara? Allora, sicuramente il ricordo che ho più bello è appena tagliato il traguardo, a parte che sono andato dritta alla prima curva che non ho preso. Esatto. Poi dopo la prima curva vedere mio papà che corre come un matto nel prato per arrivare ad abbracciarmi è stata un'emozione indescrivibile. Correva, non l'ho mai visto correre così forte. È stato veramente bello, era emozionatissimo, io anche, sicuramente uno dei momenti più belli della mia vita di sempre. E allora l'ultimissima per chiudere, visto che hai citato tuo papà, ma com'è che siete diventati una famiglia da corsa? Perché comunque anche Doriano sappiamo che corre, com'è che siete diventati, diciamo, dal nulla una famiglia da corsa voi? Allora, mio papà è sempre stato appassionatissimo di moto e di motori in generale, mio zio anche, e mio papà ha fatto qualche gara in salita quando era un po' più giovane, faceva qualche gara in salita, niente di, diciamo, importantissimo, non a livello mondiale, però gli piaceva. E quando eravamo piccoli ci ha messo sulle prime mini moto, prima mio fratello, sì, che abbiamo 4 anni di differenza, quindi io vedevo già lui, già avevo una voglia. Lui ha iniziato ad andare con le mini moto, appena ho potuto sono andato anch'io e da lì ci siamo sempre allenati insieme, piano piano siamo sempre andati insieme e papà ci ha sempre seguito, mamma ha supportato, non ha mai avuto paura, quindi siamo andati avanti così. Bravo, bravo. Vabbè, niente, Matteo, sei tu il proprietario qui di tutto. No, ringraziamo la grande Cile, dai, che dai, è riuscito a connettersi da Doha. Grazie, ti aspettiamo la grande in Europa, non vediamo l'ora. E il 13 a sto punto vieni a salutare Bez. Anche esatto, 5 minuti. Il 13 ricambio Bez e fai un salto tu, dai. Esatto. Va bene, va bene. Dai, dai, grazie di cuore, grazie. Cele. Grazie a voi. Grazie mille anche a te. E scusate ancora per il disagio di prima. Ma quello fa parte di te. Basta che dici ai tuoi fan di comprare l'energia di Wii U, va tutto bene. Quindi... Bene, perfetto. Perfetto. Un trionfo. Va bene, noi torniamo allora il 13 martedì con Benz. Poi, dopodiché, se tutto va bene, caro Cele, lo dico pure a te, io il giorno dopo parto per Portimao. Tutto va bene significa tamponi negativi, voli che non vengono cancellati, tutto quanto. Parto da Portimao e poi lì insomma ti romperò le scatole di persona, cosa che mi manca un bel po', voglio disturbarti, ecco. Esatto, va bene, grazie. Ciao, di ragazzi. Cuore, quindi 13 aprile aperitivo with you con Bez, grazie Cele e buon rientro. Grazie a voi, ciao ciao ciao, grazie, alla prossima.